Ne Zuglio arbatta dai cansa io pecciù. Zuglio, perché mi voglio fare un padan? Per me la gente pensi che mi divertai sulla mia moda di mon foglio, mon papà e mon padan. E mi sembra un baga speciale. Io da piccolino lo facevo come gioco, andavo al pascolo, mia nonna mi portava al pascolo, mi faceva star lì tutto il giorno, un momento stavo, poi mi stufavo e allora dovevo inventare qualcosa. Qualcuno mi ha insegnato a giocare a arbatta. Sotto la arbatta? Sì, te l'hai arbatta un buco. No, le pamba a un buco, le la massetta. Sotto sembra la pepe che fermi mon padan, manvi tu la fioletta e serpe puside sei l'arbatta. L'arbatta è un gioco tradizionale della Valle d'Aosta, fa parte della famiglia dei lanci di pallina per mezzo di un bastone. Lo scopo del giocatore è appunto quello di far alzare la pallina per mezzo della pipetta, di colpirla mentre questa pallina è per aria e di lanciarla lontano, quindi di ribatterla lontano. Da qui presumiamo il nome dello sport, arbatta. Io sono andato a vedere tutte le partite. Ho scoperto che non si può giocare in palestra perché se prendi la arbatta si va a schiantare contro il muro. Si può giocare all'aria aperta in tutte le stagioni. Tranne che in inverno, perché se lanci la arbatta non si trova più perché la neve è bianca e anche la arbatta. Il campo di arbatta in sostanza è un triangolo isoscele che ha come vertice la place dove si sistema la pipetta, quindi la levetta, e dove si effettua la battuta. Da questo vertice partono i due lati di questo triangolo, su ogni lato, ogni 15 metri, è posizionato un punto. Questi punti vengono tracciati e uniti tra di loro con delle funicelle e quindi abbiamo una specie di reticolo su questo terreno di gioco che ci permette di calcolare il punteggio in base alla distanza raggiunta dalla pallina. Più lontano cade la arbatta e più punti vengono dati. Se la arbatta cade là è un punto. Se la arbatta cade là sono tre punti. Dopo aver effettuato la battuta, il giocatore si rende subito conto della precisione con cui ha colpito la arbatta. E quindi in base alle proprie capacità, alla propria esperienza e in base anche alle sensazioni che prova sulle proprie braccia, riesce a valutare subito la lunghezza del tiro. In seguito i raccoglitori di arbatte, quindi sia gli avversari che i propri compagni di squadra, con dei segni convenzionali fanno capire al giocatore il punteggio ottenuto da quel tiro. I punti diciamo che sono a squadra individuale, perché si contano individualmente per ogni giocatore i punti che fa e poi la somma dei punti individuali vengono conteggiati per il punteggio della squadra. Ogni squadra è composta da 5 giocatori e una riserva. In una partita ognuno ha diritto a 20 battute e alla fine vince chi ha il punteggio più alto. A arbatta si può giocare sia in squadra che da soli. A parer mio è più bello il gioco a squadre, diciamo, è più coinvolgente, la vincita, quando si vince è più bello. Invece individualmente sì, è ripagante anche individualmente, perché logicamente dopo una bella prestazione e poter vincere magari l'OMMO, vincere qualche altro trofeo, ripaga per tutti i sacrifici che si fanno. Chi gioca in squadra può partecipare ai campionati, a seconda di quanto è bravo è messo in una categoria. Ce ne sono 5, se sei bravissimo vai in prima categoria. Se non sei tanto bravo finisci in quinta. Poi c'è una categoria per noi che siamo gli juniores. Al termine di ogni partita di campionato, chi vince si aggiudica 2 punti in classifica. Visto che sono 20 anni che seguo le partite di arbatta, perché mio marito ha sempre giocato arbatta, è nata un giorno per scherzo con delle amiche la decisione di formare una squadra femminile. È un modo per stare insieme, per divertirsi, per stare all'aria aperta e stare anche con i nostri bambini, perché siamo quasi tutte delle mamme e portiamo con noi i nostri figli e così uniamo le due cose, diciamo. Arbatta, spunco zui e un controcetto. Lei sono campionato individuale, ci stiario l'uomo e su zui lo vento senti avri. Aprile lo champion di te, ci zui in montagna alla fine di mese di Giulietto. E per noi lo champion d'otan, ci zui alla fine di mese di settembre.
È una divaglia importante di giocare alla rebatta è l'attrezzatura. Dunque hai una fioletta che ti permette di leviare a modo la rebatta, una rebatta ben fit e ben creveglia che ti permette di fuire e soprattutto ha una massetta che ti sei a modo. Abbiamo detto io che quando li vi, a presto la loro attrezzatura per cominciare lo campionato degli fuori, ma non abbiamo detto io che non ha la possibilità di fare il mublo e dunque le ha detto. Noi prepariamo l'attrezzatura da soli in famiglia, io, mio papà e mio fratello, poi anche assieme a altri, quelli della nostra squadra, quelli delle altre squadre, diciamo quelli del paese, le prepariamo tutti insieme. Ecco. La massetta è composta da due elementi, la maciocca e il baton. Il baton è un bastone di legno di frassi. Nella parte finale si incastra la maciocca. Il prisma di legno duro e pressato, solitamente di noce. L'attrezzo è lungo tra 100 e 140 cm e il suo peso varia tra i 400 e i 600 grammi. Per fare una massetta si parte da questa radice di noce che viene tagliata a tanti pezzettini di queste dimensioni qua che poi vengono pressate. La fetta pressata viene incollata ad un lamellare di legno. Il significato dei giochi di bastone è una prova di forza e per fare questo ci si serviva di un attrezzo, di un bastone che io sapevo fare meglio di te o meglio di qualcun altro, quindi c'era la cura nell'attrezzo e quello era il mio bastone come prolungamento della mano, perché la mano può fare moltissime cose però ha bisogno in certi casi di un prolungamento. Fino a qualche tempo fa le rebatte erano in legno e venivano ricoperte con chiodini di ferro o di ottone per renderle più pesanti. La forza di piantare chiodini, alla fine la pallina si spacca, perché metti tanti chiodini e pum, lei si rompeva. Un altro problema. Oggi la rebatta è una pallina di metallo forata di 30 mm di diametro con un peso variabile dai 25 grammi per i bambini fino ai 41-42 grammi per i giocatori più bravi. In base al vento, diciamo se il vento è contrario, si usa una pallina più pesante, quindi sui 41-42, mentre invece se il vento è a favore si usa in genere, noi per esempio di prima categoria si usa magari una pallina sui 39-40 grammi. Nessuno studioso di gioco può rispondere quando è nato un determinato tipo di gioco e dove. Potremmo dire tranquillamente che è un gioco praticato in tutto il mondo, se vuoi. Abbiamo testimonianze che risalgono al Medioevo, sia come scritti sia come illustrazioni. In Valle d'Aosta abbiamo testimonianze sicure che il gioco fosse praticato già nel 1800. Nei giochi antichi molte volte il significato originale si è perso. Sappiamo che quasi sempre era una prova di forza fra uomini giovani e uomini di comunità diverse. Entro le due ieri si giocava la demenza la Vipru, si giocava per il Pru, una ieri squadra che si formava sul momento. Sugli anni 14 si battava un salto da un conti e un salto dall'altro e in genere si tagliava la squadra, la bizza. Si giocava a gagnare la mano. Non c'è pas le Puyon come lo pensiamo voi, non c'è pas Marco de Puyon, ma venia a Marco chi gagna la mano. I temi di nutro padano sono sempre lo zoo di fitta. C'è talan vir lo giù a vita e zen. Avui la cemenza, la giacca e lo sapì.
Pa come vuo, lì lo zocan, le nutri padan, travagliam pa e pujan lì se divertì e fi amici a ui le altre persone di pei. Alla fine della partita, mezzan in boccon di prodotti picchi di nutra terra e l'equipe che la ie perdè e baglia lo ven a sala che la ie gagna. Nel secondo dopoguerra c'è una crescita di interesse intorno al gioco dell'arbatta ed è una crescita che nasce soprattutto nella Comba Freida ad opera di alcune persone di Valpellin che cominciano a riorganizzare delle gare, le cosiddette coppe, e quindi via via matura in queste persone che organizzano queste gare, che erano episodiche, la consapevolezza di dover disciplinare le regole e la necessità di organizzarsi in associazione. È così che nel 1957, in inverno, 6 o 7 persone si riuniscono presso il Bar Aurora di Aosta e costituiscono l'Associazione Regionale Gioco Arbatta, questo è il primo nome. Se un gioco non si evolve, cioè tutte le cose che non si evolvono muoiono. Pian piano sono nati i campionati. Questo può piacere o meno, in ogni caso salva il gioco, perché l'evoluzione dà nuovo ossigeno e lo modernizza, quindi possono arrivare anche i giovani perché non lo sentono più lontano. Se sono i vecchietti che giocano fra di loro, i giovani si allontanano, la tradizione si spezza e il gioco scompare. Invece il gioco che si evolve, che si modernizza, purtroppo non sempre siamo contenti di queste modernizzazioni, però è sangue nuovo che serve alla vitalità del gioco. Io gioco a arbatta da 2 anni. La cosa che mi piace di meno è aspettare quando tirano gli altri. Gioco a arbatta da 2 anni. Il momento che mi piace di più è quando colpisco la arbatta. C'è un nipote che gioca l'arbatta, allora bisogna fare un po' di tifo. Se non impari da giovane, poi non impari più, praticamente. Mica che sia facile, anche l'alzata, poi bisogna avere l'occhio per prenderla. È abbastanza difficile, abbastanza difficile. E vabbè, adesso come si vede giocare alla prima categoria, è più bello vedere perché sono più sicuri. Poi tirano, sembra una pallottola di fucile, 14-15. Io vengo a vedere le partite di arbatta perché ho il mio compagno che gioca e quindi insomma giusto che venga a fare un po' di tifo. Posso anche dire che ho provato a giocare a arbatta, è impossibile prendere la pallina, nonostante giochi anche un po' a golf, quindi un po' di mira pensavo di averla, invece è proprio impossibile. È un gioco che evidentemente bisogna imparare da bambini, quando si è giovani, per prendere dimestichezza, perché credo che si vada proprio a sensazione sulla pallina e quindi io ho perso ogni speranza. Dopo un po' di tiri ho visto che sarebbe impossibile, impossibile. È bello, soprattutto se c'è una bella giornata, è anche bello venire qua a vedere giocare. Molti giovani che conosco iniziano a giocare a arbatta e continuano a giocare a arbatta. Un giorno senza fin, floei furi, del siglio più grui. Un peccio solei blanc se leve per la giuasse d'un puin. Le couleur andoue se l'onze come le ombre, per la campagna vieille de Chierio. Certosi la teppa tendra, per le reie e per le buisson, la blanza paviola a Will Chiarder per sciademe le puente. Thank you.
Da più mi rappello anche quando abbiamo già fatto partire, abbiamo degressato, lui ha fatto e nel mio tempo abbiamo fatto la battaglia. E poi, quando crei ancora la façon di fare vita, quindi aumenta la passione della rabata, ma le crei ancora la voglia di fare vita a lui tesamei. Di conseguenza, la passione della rabata è tutto solo, perché la rabata è micchia, sai chi non sbaglia. Micchia, se ne vuoi lì tre cicca val d'ottene, la façone di fare vita. E poi lo portiamo davanti in tradizione, una tradizione che mi sento bene. E di conseguenza continuo a praticare e spero di poter anche praticare per sai chi non si sa. Lo sport tradizionale non è pas macchia la Val d'Usta, ma è l'espressione di Zid del resto insieme, di una semplicità. Ecco. Voi come vuoi è importante, soprattutto per sé. Non è un po' di doppazzo, non è un po' di ambition chissà senche, ma la semplicità del resto insieme, contento di gagnare un po' e sorriendo e tocca un po'.